Buongiorno a tutti, bentornati. Siamo alla terza puntata della serie, diciamo che ha l'obiettivo di costruire un'agenda HTML5 capace di funzionare anche offline e di interagire con i servizi di Google Calendar. Alla puntata precedente eravamo rimasti con il meccanismo di autorizzazione e autenticazione nei confronti di Google perfettamente implementato e diciamo eravamo pronti per recuperare l'elenco dei calendari dell'utente. Se ricordate il codice su cui ci eravamo fermati e si componeva di questa funzione in particolare che si chiama autoresponse, che nel caso di diciamo, autorizzazione negata o autorizzazione assente mostrava una modale, in caso di autorizzazione invece confermata non faceva nient'altro che mostrare un'allerta video con la scritta autenticato, ed è quello che otteniamo anche noi nel momento in cui proviamo l'applicazione. Ora dobbiamo fare un passo avanti e cominciare a costruire appunto la parte con la quale ci integriamo con i servizi Google Calendar. La prima cosa che dobbiamo fare in assoluto è, in caso l'utente si stia autorizzando, autenticando per la prima volta, abbiamo mostrato una modale, dobbiamo ricordarci di nascondere la modale che abbiamo appena mostrato. Questo è ovviamente importante e dobbiamo nascondere la modale che l'utente ha utilizzato per effettuare l'autorizzazione. Fatto questo, dobbiamo inizializzare, o meglio, caricare all'interno della nostra libreria, che è quella che utilizziamo per interfacciarci con i servizi di Google, il set di funzioni necessarie ad interagire con il calendario. Ok, quindi la chiamata è Google API.client.load calendar, la versione 3, che è quella che utilizziamo correntemente, e anche questo ovviamente funziona a callback. La funzione di callback ci viene invocata quando la procedura è stata completata, e a questo punto sinceriamoci del buon caricamento della libreria con un altro alert. Aggiorniamo la pagina. Ok. E l'alert ci notifica il completamento della procedura di caricamento della libreria. Perfetto. Completato questo primo passo, il passo successivo in cosa consiste? Consiste nel andare a recuperare l'elenco dei calendari dell'utente. Per fare questo, ovviamente ci appoggiamo ad un'altra funzione, e in modo da mantenere un po' le funzioni in qualche modo piccole, la funzione possiamo sempre all'interno di questa classe, possiamo andare a chiamarla calendari. Notiamo come abbiamo usato la variabile self, che non è ancora definita, per evitare di andare a perdere la variabile this per colpa della funzione, che in JavaScript ha un suo particolare scope. Ogni funzione ha un suo scope, in questo caso lo scope di questa funzione non è ovviamente lo scope della funzione che lo contiene. Noi dobbiamo mantenere un riferimento invece proprio a quello scope, perché è su quello scope che è dichiarata la funzione che vogliamo invocare, e quindi creiamo questa variabile di appoggio che si chiama self, alla quale associamo lo scope della funzione in modo da poterlo poi recuperare dopo. Quindi all'interno della funzione load, nel momento in cui il load avviene ed è completo, andiamo a invocare la funzione calendari che definiamo qua sotto. Quindi cal.prototype.calendari. Ok, calendari è una funzione che non ha parametri in ingresso, funziona in questo modo. E di nuovo completiamo il test con, insomma, lo sviluppo con un'ulteriore chiamata ad un alert. Eseguiamo. Ok, e l'unica risposta che otteniamo è ovviamente il nostro alert che ci certifica della buona riuscita della nostra operazione. Benissimo. All'interno della funzione calendari dobbiamo
dialogare con il Google Calendar. Per farlo creiamo un oggetto request e utilizziamo le librerie che abbiamo appena caricato utilizziamo le API che abbiamo appena caricato per eseguire un'invocazione di questo tipo. Quindi andiamo a recuperare la lista dei calendari dell'utente. Ovviamente anche questa request è asincrona, per cui deve essere prima di tutto eseguita e in secondo luogo va specificata una funzione che deve, diciamo che verrà poi chiamata dall'execute stesso come callback dell'avvenuta esecuzione della chiamata al calendar API. Quindi creiamo l'oggetto di richiesta. L'oggetto di richiesta viene inizializzato in una richiesta di tipo calendar list e eseguiamo la richiesta verso il server remoto, riceviamo la risposta e in questo caso andiamo a stamparla. Quindi apriamo la console e andiamo a verificare il contenuto della response. Aggiorniamo la pagina e notiamo come l'oggetto che ci viene restituito contiene un array di 7 elementi. Questi 7 elementi sono i 7 calendari a cui l'utente corrente, in questo caso io, ha accesso quotidianamente. Questi 7 calendari hanno delle informazioni sul nome dei calendari, sul nome del calendario, sull'owner e su tutta una serie di altre informazioni che sono utili appunto all'identificazione del calendario. In particolare ci interessa anche l'ID che utilizzeremo a breve, proprio perché quando poi l'utente sceglierà uno di questi calendari, ovviamente tra i suoi, dovremo andare a richiamare nuovamente il servizio di Google Calendar per chiedere tutti gli eventi di un particolare calendario. Ok, come dicevo, dobbiamo memorizzare questi calendari, non direttamente, non visualizzarli a video perché non è ancora il momento, dobbiamo però salvarli all'interno di quello storage di cui vi parlavo inizialmente quando abbiamo cominciato il progetto. Questo storage è fondamentalmente una cache, uno spazio all'interno del quale possiamo andare a memorizzare informazioni attraverso un semplicissimo array associativo che ha valore. Queste informazioni sono ovviamente legate ad un dominio per cui non possono essere accedute da pagine provenienti da dominio diverso e questo storage molto importante risiede nel browser. Quindi è disponibile non solo durante tutta la sessione di navigazione, ma anche offline e anche tra sessioni di navigazione diverse. Quindi dopo che l'utente, ad esempio, ha spento il computer e l'ha riacceso a casa. Andiamo a memorizzare gli eventi del local storage, del Google Calendar all'interno del local storage, proprio perché tra le caratteristiche dell'applicazione che stiamo sviluppando c'è la compatibilità o la necessità di funzionare anche offline. Per fare questo, molto semplicemente ci interfacciamo con il local storage e attraverso il metodo setItem che accetta in ingresso due parametri. Il primo è il nome della chiave, perché come dicevo è un associativo chiave valore, quindi è il nome della chiave che vogliamo dare a questa entry, e il secondo è il valore associato a questa chiave. In questo caso il nome della chiave è assolutamente arbitrario e possiamo chiamarla calendario. Il valore della chiave invece è l'elenco dei calendari che abbiamo appena recuperato dall'interrogazione a Google Calendar. In questo caso il local storage mostra una sua limitazione, che è quella di consentire la memorizzazione solo di coppie di valori tipo stringa, tipo testuale, ma noi possiamo tranquillamente, diciamo, aggirare questa limitazione utilizzando ad esempio un serializzatore come il famosissimo JSON. Quindi possiamo andare a effettuare una serializzazione in JSON
una serializzazione in JSON dell'oggetto response, in particolare dei suoi items. Ok, quindi nel momento in cui la richiesta viene evasa, andiamo a memorizzare in local storage una chiave di nome calendario, il cui valore sono tutti gli item restituiti da questa interrogazione, che proprio vuole essere, sono tutti i calendari tra cui l'utente potrà fare la sua scelta. Ok, torniamo in console e svuotiamo la console, puliamo la console, aggiorniamo la pagina. Ovviamente in questo caso non abbiamo nessun console.log perché non abbiamo stampato nulla, ma se ci spostiamo nel tab Resources e andiamo ad aprire il tab Local Storage, noteremo come abbiamo una voce calendario e questa voce calendario contiene in modo di forma serializzata tutti gli elementi che contraddistinguono i calendari tra cui l'utente può andare a scegliere. Perfetto. Ora dobbiamo mostrare a video questa scelta perché il passo successivo è ovviamente coinvolgere l'utente e fare in modo che l'utente possa scegliere uno di questi calendari dei quali appunto vuole recuperare gli appuntamenti. Questo tipo di comportamento è tutto sommato abbastanza semplice da fare perché possiamo appoggiarci ad un'altra libreria molto famosa, molto utilizzata che si chiama AngularJS. Questa libreria ha un comportamento molto interessante perché ci consente di mappare in modo bidirezionale alcune parti della nostra applicazione web con delle informazioni memorizzate all'interno di strutture JavaScript. Questo fa sì che si crei un vincolo, un legame tra queste informazioni e la corrispettiva parte di visualizzazione, tale che se l'informazione cambia, la parte di visualizzazione reagisce, ma anche se la parte di visualizzazione subisce un'interazione da parte dell'utente, l'informazione cambia a sua volta. Quindi questo legame ci consente poi di sviluppare l'applicazione in modo molto, molto più veloce e più snello. Per costruire questa struttura, la prima cosa che dobbiamo fare però è strutturare, o meglio, inventare un meccanismo che consenta a questa classe di comunicare con la classe che gestisce o gestirà, perché dobbiamo ancora svilupparla, tutto ciò che è AngularJS, comunicare a quella classe l'avvenuta ricezione dei calendari e quindi la necessità di visualizzare a video queste informazioni. Per fare questo possiamo prendere, diciamo, spunto dalla stessa struttura del browser, che è una struttura di eventi, e costruire un evento nostro, un evento non di quelli del browser, che nella classe di AngularJS verrà recepito ed utilizzato proprio per popolare a video le informazioni necessarie. Quindi l'evento possiamo chiamarlo aggiorna calendario, ci viene comodo un metodo di jQuery che è il metodo trigger, che ci riassume altrimenti una serie di invocazioni più complicate. Andiamo a invocarlo sulla finestra, quindi sull'oggetto sulla root, insomma, della nostra pagina web, e andiamo a invocare l'oggetto e la funzione aggiorna calendario. Bene, con questo file per questo momento abbiamo finito. Sappiamo che in local storage sono presenti degli item che corrispondono ai calendari dell'utente e dobbiamo reagire, quindi questa è la nostra missione, il nostro prossimo punto, dobbiamo reagire all'evento aggiorna calendario mostrando a video queste informazioni. Quindi per prima cosa, prima di passare ad AngularJS, modifichiamo la parte, diciamo, visuale di presentazione della nostra applicazione aggiungendo alcune informazioni necessarie alla visualizzazione di questo tipo di informazioni. Quindi, per prima cosa, costruiamo un minimo di struttura di layout, una classe container che contiene una riga. Stiamo utilizzando in questo caso Bootstrap, che
ci aiuta un po' nel gestire la complessità dell'interfaccia, in qualche modo ce la semplifica. E andiamo a costruire una riga. All'interno della riga andiamo a mettere il titolo della nostra applicazione e appena sotto costruiamo quella che sarà la select, perché andremo a utilizzare una select, per la scelta del calendario tra quelli disponibili. Quindi a livello di markup andiamo, adesso lo vediamo meglio insieme, a generare una form. Questa form contiene una select con alcune proprietà particolari che adesso vediamo e un unico valore presente in questo momento che si chiama seleziona un calendario. Ok, in questo momento non ci serve nient'altro, chiudiamo la div che contiene il nostro layout e verifichiamo a video il risultato di quello che abbiamo appena fatto. Aggiorniamo la pagina e notiamo come abbiamo un titolo, che è il titolo del nostro esperimento, che si chiama agenda, e una select con seleziona un calendario, in questo momento diciamo vuota, quindi senza nessun calendario tra cui scegliere. Il nostro obiettivo è popolare questa select con le informazioni presenti nel local storage. AngularJS si comporta, l'implementazione più semplice di AngularJS passa attraverso l'utilizzo dei controller. I controller sono fondamentalmente nient'altro che delle strutture JavaScript che possiamo assegnare a porzioni della nostra pagina attraverso l'utilizzo di questo attributo che si chiama ngController. In questo caso il controller ha un nome che si chiama calendarController o calendarctr, ovviamente un nome arbitrario che abbiamo dato noi. Quindi il prossimo passo è creare questo oggetto JavaScript che sarà memorizzato in un file e fare in modo appunto che questo oggetto JavaScript venga inizializzato come controller di AngularJS. Quindi partiamo da un nuovo file, creiamo un nuovo file che possiamo chiamare calendar. E all'interno di questo file andiamo come al solito a definire le dipendenze di questo file che sono la nota jQuery, sicuramente AngularJS, che è una libreria che adesso carichiamo, e sicuramente andiamo a definire una dipendenza con una comodissima libreria che si chiama underscore. Underscore è una libreria molto molto comoda perché ci consente di beneficiare di alcuni metodi, soprattutto di gestione e manipolazione delle collezioni di oggetti che sono molto molto comodi. Perfetto, definiamo calendar URL che è il nostro oggetto. Perfetto. E aggiorniamo anche application.js andando a aggiungere il riferimento ad AngularJS, che è una libreria che dobbiamo aver preventivamente scaricato e salvato all'interno di vendor. Quindi dobbiamo scaricare la libreria, l'indirizzo è AngularJS. Quindi dobbiamo scaricare questa libreria e nel nostro caso andare a memorizzarla all'interno della cartella vendor, dopodiché possiamo referenziarla in questo modo. E altra cosa importante, andiamo a referenziare anche qui la nostra
nuova, diciamo, classe calenda. Ok, ora spostiamoci anche su online e l'ultima cosa che dobbiamo fare è invocare inizializzare AngularJS e soprattutto richiedere all'interno di questo elenco di dipendenze che sono quelle definite per il nostro progetto, aggiunge la dipendenza a calendar. Ok. Quindi, cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato un nuovo file dal nome calendar che contiene una variabile globale che si chiama calendarctl che sarà il nostro controller. Abbiamo all'interno di index.html assegnato questo controller, poi vedremo cosa significa. Assegnato questo controller al layout della nostra pagina, o meglio alla parte centrale della nostra pagina. Abbiamo definito il legame, o meglio, abbiamo specificato la posizione della libreria AngularJS all'interno del nostro progetto e la posizione di calendar, che è quel file che abbiamo appena stabilito. All'interno di online abbiamo aggiunto la dipendenza calendar in modo che venga scaricato da require.js e in più abbiamo effettuato il bootstrap di Angular. Ora, se tutta questa parte è stata sviluppata e svolta correttamente, non dovremmo notare nulla dal punto di vista, diciamo, funzionale, ma non dovrebbero presentarci errori di sorta. Facciamo una prova. Ok. Il comportamento è abbastanza verificato, ovviamente sommariamente verificato, ma ci sentiamo sufficientemente confidenti da proseguire con lo sviluppo. Quando dicevo che questo diventa il controller, viene fatta un'associazione ovviamente sul nome della variabile. Cosa significa? Significa che all'interno del controller che abbiamo appena definito possiamo andare a effettuare quei binding, quei legami di cui vi parlavo tra la struttura HTML e la struttura dati, che poi si riveleranno così comodi proprio per gestire questo tipo di interazione. Prima di fare questo, la primissima cosa che dobbiamo fare è fare in modo che questa classe, calendar controller, questo controller, reagisca all'evento che abbiamo generato all'interno di gcal.js. L'evento che ricordiamoci, si chiamava aggiorna calendario. Quindi dobbiamo fare in modo che calendar controller reagisca ad aggiorna calendari. Per far sì che questa cosa succeda, utilizziamo nuovamente jQuery e andiamo a creare un listener, okay, sulla funzione, o meglio sull'evento aggiorna calendari. In questo caso eseguiamo un test di verifica sul buon funzionamento di questa parte del nostro codice andando a fare console.log di aggiorna calendario. Ok. In questo caso non dovremmo vedere nessuna modifica a livello di interfaccia, ma dovremmo ricevere la stampa aggiorna calendario che fondamentalmente ci certifica che all'interno di calendar.js è stato recepito l'evento generato da gcal. Ora, fatto questo, dobbiamo tramutare questo evento in una chiamata all'interno del controller. Quindi dobbiamo fondamentalmente invocare una funzione all'interno del controller che si prenderà poi cura della gestione del dato, quindi del calendario salvati su local storage e della sua visualizzazione in pagina. E questa interazione si compone di qualche chiamata funzione nidificata, che adesso vediamo,
perché ovviamente ha a che fare con tutto il sistema di binding interno ad AngularJS. Quindi fondamentalmente dobbiamo andare a prendere lo scope, che è quell'oggetto che fondamentalmente identifica il controller, e andare a invocare il metodo apply, che è un metodo interno, un metodo esposto dallo scope, che fondamentalmente non fa nient'altro che eseguire la funzione adesso passata come se fosse all'interno del controller. Quindi quello che facciamo a quel punto è semplicemente invocare la funzione aggiornEventi, funzione che non abbiamo ancora definito, ma che dovrà prendersi in carico l'aggiornamento appunto della select che abbiamo messo in pagina contenente l'elenco dei calendari. Quindi quello che dobbiamo fare adesso è definire la funzione aggiornEventi. Ovviamente è funzione che va definita sullo scope. Scope.aggiornaEventi. Uguale a function. Ok. A questo punto, cosa deve fare la funzione aggiornaEventi? Beh, ha ricevuto un messaggio che le notifica la presenza di un tot numero di eventi all'interno del local storage. Scusate, la funzione si chiama. Sto facendo confusione. La funzione si deve chiamare aggiornaCalendario per evidenti motivi semantici. Ok, quindi la funzione si chiama aggiornaCalendario e la funzione aggiornaCalendario cosa deve fare? Come vi dicevo, sa sicuramente che nel local storage sono presenti alcuni l'elenco dei calendari aggiornato, per cui deve visualizzare o aggiornare, in ogni caso deve legare una variabile che in questo caso chiamiamo calendari con l'elenco dei calendari presenti sul local storage. Per creare una di queste variabili, tutto quello che ci viene richiesto è fondamentalmente creare una nuova proprietà dello scopo. Quindi scope.calendari è una variabile che potrà essere referenziata direttamente all'interno dell'HTML. Questa variabile cosa contiene? Contiene storage, utilizziamo questa volta il metodo getItem, okay, che fondamentalmente non fa nient'altro che ritornare il valore di una chiave, data la chiave, che nel nostro caso abbiamo memorizzato, andiamo a vedere a calendario, per cui in questo caso calendario, ok? Quindi andiamo a recuperare il valore di questa chiave. Possiamo utilizzare un operatore ternario per verificare la presenza di questa chiave, perché potrebbe non esserci. In caso positivo, recuperiamo il valore di questa chiave e dobbiamo ricordarci di deserializzarlo. In caso questa chiave non sia presente, dobbiamo ricordarci di tornare almeno un array vuoto, visto che poi questa variabile, essendo in qualche modo legata con qualcosa che c'è a schermo, si aspetta un elenco di oggetti. Quindi se non ci sono, deve essere comunque almeno un array vuoto. Ok, quindi scope calendari diventa il risultato dell'interrogazione al local storage sulla chiave calendario, che noi sappiamo aver valorizzato, è deserializzata fondamentalmente. Dove troviamo questa variabile calendari? Se torniamo nell'HTML, notiamo come le options di questa select, oltre a quella già definita, che si chiama, che semplicemente l'opzione default seleziona un calendario, vengono popolate attraverso l'attributo ngOptions, che è un attributo definito da o definito interpretato da AngularJS. Questo attributo cosa dice? Per ogni calendario nella variabile calendari, per ogni oggetto nella variabile calendari e per ogni elemento nella variabile calendari, andiamo a recuperare, quindi lo memorizziamo nella variabile temporanea cal e andiamo a stampare a video cal.summary.
dove cal.sum è semplicemente il titolo del nostro calendario. Ok. Se ci siamo comportati bene, quindi se abbiamo effettuato tutte le operazioni nel modo corretto, dovremmo ora vedere l'elenco dei calendari popolarsi con quelli che sono i calendari dell'utente. Verifichiamo. E notiamo come effettivamente in pagina abbiamo l'elenco dei calendari, quindi la select si è popolata con l'elenco dei calendari dell'utente. Il passo successivo, qual è? L'utente adesso ovviamente si troverà nella situazione di selezionare uno di questi calendari. La selezione di uno di questi calendari porterà ovviamente a due distinte conseguenze. La prima è ad una notifica, quindi dovremo in qualche modo far sì che il nostro controller reagisca a questa selezione e in secondo luogo dovremo far sì che gcal.js, quindi diciamo la nostra interfaccia verso il Google Calendar, si animi e provveda al recupero degli eventi del calendario selezionato. Ok. In primo luogo, quindi dobbiamo gestire l'interazione con il nostro controller. Interazione molto facile da gestire perché possiamo utilizzare l'attributo ngChange e quindi siamo in qualche modo sincerati o possiamo in qualche modo essere tranquilli perché ad ogni cambiamento di questa select all'interno del controller verrà invocata la funzione ricarica eventi. In più il modello, o meglio all'interno del controller, potremmo trovare una variabile calendario e questa variabile calendario sarà già fondamentalmente pronta con il contenuto della selezione appena effettuata dall'utente. Ok. Quindi la funzione che viene invocata, abbiamo detto, si chiama ricarica eventi, quindi scope.ricarica eventi, uguale a function, punto e virgola. E a questo punto io posso, come prova, effettuare un console.log di scope.calendario, okay, e andare a verificare che effettivamente alla selezione di un evento, alla selezione di un calendario, ho in console le informazioni sul calendario appena selezionato. Quindi significa che questa funzione è stata invocata e il console.log è effettivamente avvenuto. Ora dobbiamo effettuare una partita. Anzi, applicare una particolare strategia proprio in virtù del fatto che stiamo costruendo un'applicazione che dovrà funzionare anche offline. Quindi il ricarica eventi dovrà fondamentalmente gestire due diverse tematiche. La prima è sicuramente quella di inviare un segnale verso GCAL di diciamo, necessità di appunto recupero dei nuovi eventi a fronte della selezione di un calendario. In secondo luogo, questo lo vedremo la prossima volta probabilmente, e quello che dovrà fare questa funzione sarà anche quella di ricercare autonomamente sul local storage l'eventuale presenza di eventi non appena scaricati dal GCAL, ma magari storicizzati in periodi precedenti.
Questo perché? Perché possiamo trovarci nella situazione per la quale in realtà la connessione a internet non è presente, quindi GCal non è presente. Non essendo presente GCal, però è possibile che sul local storage siano memorizzati degli eventi già precedentemente scaricati. Quindi dobbiamo fare in modo che questa funzione si interfacci sì attraverso la generazione di un evento a GCal, ma possa anche in qualche modo gestire da sola l'eventuale recupero di questi eventi se sono già presenti sul local storage. In questo caso preoccupiamoci del primo flusso primo flusso applicativo e poi vedremo il secondo. Come abbiamo già visto, la funzione da chiamare in questo caso è il metodo trigger. E in questo caso l'evento che decidiamo di generare ha un nome, anche in questo caso assolutamente arbitrario, si chiama ricarica eventi. In più, questo evento anzi, invia un parametro che è il parametro dell'ID del calendario dal quale vogliamo vengano recuperati gli eventi. Questo è importante perché ovviamente GCal deve recuperare gli eventi di un particolare calendario. Ok, rimuoviamo il console.log. Spostiamoci su gcal.js e come primissima cosa dobbiamo dotare gcal.js, in questo momento non è, diciamo, strutturato per farlo, a gestire questi eventi, per cui la primissima cosa da fare è registrare gli handler per questi eventi, come abbiamo fatto poi per calendar, per cui andiamo a registrare un listener legato ad una funzione che si chiama this.eventi. Andiamo poi a definire questa funzione che avrà due parametri. Il primo, l'evento, come qualsiasi handler, tutti gli handler ricevono come primo parametro è lo stesso evento che in qualche modo che hanno intercettato. In questo caso avremo anche un secondo parametro perché quando abbiamo generato l'evento aveva con sé un parametro che sappiamo essere l'ID del calendario. Effettuiamo un console.log per verificare l'effettivo, diciamo, funzionamento di quanto sviluppato finora. Aggiorniamo. Se selezioniamo un calendario, notiamo che otteniamo l'ID del calendario selezionato. Ok, questi sono tutti i calendari e questi che vedete come nella console sono gli ID dei calendari, quindi sono l'informazione di cui GCal ha bisogno per andare a effettuare la richiesta presso Google Calendar. Richiesta che è molto semplice e si costruisce più o meno come la richiesta che abbiamo fatto per recuperare l'elenco dei calendari. In questo caso definiamo sempre la nostra variabile che per convenzione possiamo chiamare request. In questo caso il metodo da invocare è client. Events.list, okay. E questa chiamata, a differenza della precedente, richiede un parametro che è il calendar ID, che è il nostro calendario ID che abbiamo appena ricevuto. Okay. Come nel caso precedente, anche questa funzione è asincrona, quindi quello che dobbiamo fare è di nuovo invocare l'execute, quindi request.execute di function resp. Ok. Effettuiamo un console.log della response per verificare se abbiamo completato correttamente questa parte. Quindi alla ricezione, quindi al click dell'utente sulla select, quindi alla selezione di un calendario, quello che succede è che andiamo ad invocare
la chiamata verso il Google Calendar richiedendo tutti gli eventi di un particolare calendario specificato dall'ID del calendario, e in più stampiamo a video, anzi in console, la risposta che riceviamo. Vediamo una prova. Ok, andiamo a selezionare un calendario e notiamo come nella console otteniamo un array, in realtà un oggetto complesso che contiene 131 elementi. Questi 131 elementi sono le 131 voci che compongono il calendario selezionato. Ok, come in precedenza, salviamo questi elementi all'interno del local storage. Quindi nuovamente andiamo ad invocare la local storage.setItem. In questo caso la chiave dovrà in qualche modo essere rappresentativa del calendario selezionato, quindi componiamo una chiave con ad esempio un prefisso cal e poi l'id del calendario, e il valore sarà di nuovo la serializzazione, in questo caso nuovamente di resp.items, dove però noi sappiamo in questo caso che items non corrisponde più ai calendari come in precedenza, ma in questo caso corrisponde all'elenco degli eventi di un calendario. Fatto questo, invochiamo, anzi, lanciamo un evento come fatto in precedenza. Fra l'altro in precedenza ci siamo sbagliati. Perché ci siamo sbagliati? Perché l'evento deve essere lanciato consistentemente alla completa esecuzione della richiesta. Quindi dobbiamo portare l'evento all'interno della callback. Ok, per sincerarci dell'effettivo funzionamento, quindi della chiamata dell'evento, torniamo su Calendar. E creiamo un nuovo listener. Ok, possiamo copiare il precedente. In questo caso non si chiama aggiorna calendario, ma si chiama aggiorna eventi. Quindi copiamo il nome dell'evento, lo incolliamo. E in questo caso, ovviamente, la funzione si chiamerà aggiorna eventi. Ok, creiamo una nuova funzione che si chiama aggiornaEventi, e all'interno di questa funzione limitiamoci a segnalare eventi aggiornati. Ok, cosa abbiamo fatto in questa parte, in questa ultima parte? Abbiamo risposto ad un'interazione dell'utente, abbiamo invocato un evento che si chiama ricaricaEventi, un evento custom, abbiamo ricevuto questo evento all'interno del nostro oggetto GCal, abbiamo provveduto con questo evento a richiedere a Google Calendar l'elenco degli eventi del calendario selezionato, abbiamo memorizzato questi eventi su local storage e abbiamo notificato nuovamente il nostro controller della presenza di nuovi eventi aggiornati. Se tutto questo funziona correttamente, aggiornando la pagina e selezionando un calendario, dovremmo ricevere la scritta eventi aggiornati in console. Ok, perfetto. Nella prossima puntata, che dovrebbe concludere questa serie di quattro articoli, vedremo come stampare a video questi eventi e creare un nuovo evento e soprattutto gestire la creazione di questo evento in caso di assenza di connessione. Per il momento è tutto, vi ringrazio di avermi seguito e alla prossima volta. Grazie.